Amici della Giovane Italia, un saluto da Mattia Renna e benvenuti a Cagliari, Genoa. Si apre così il lunedì del campionato Under 18 in questa seconda giornata che per entrambe rappresenta il primo vero banco di prova. Tutto pronto, inizia adesso. Cagliari-Genoa con il primo. Pagliari ancora verticale, corre veloce Nureddini. Occhio al 9, Sombrero. Adesso sul destro si intromette, troncia ancora Nureddini. Miracolo di Are. Alla fine il Cagliari fa un po' di caos. Esce in qualche modo Pagliari, si intromette, il pallone ancora del Genova. Saddi con la sponda, esce molto bene il Cagliari che può distendersi a destra. Ardau con un po' di campo, adesso apre, buona palla per Fanari che va in mezzo. Palla molto lunga per Saddi, ci arriva però Tronci. Occhio al terzino in maglia 5, che adesso punta, tocca fuori, bortolato per la porta, ma Galotti deve allontanare, gliela rimbalzata davanti questa palla, ha rischiato il numero 1 del Genoa. Quindi Bortolato fa un po' di caos il centrocampista lombardo. Pagliari per la porta, grande mancino che prende però la via esterna. Carbone vuole uscire a destra, buona palla per Nureddini. Adesso l'uno contro uno con Pintus, doppio passo del 9 che rientra, prende il fondo, va anche in mezzo. Are e poi sulla ribattuta arriva il tap-in facile facile di Alessandro Pagliari che sbatte in porta l'1-0 per il Genoa. Con Bortolato sul pallone che calcola i passi giusti per fare male a Gabriele Magalotti. Va a Lotto, forte verso la porta. Magalotti deve fare una parata tutt'altro che scontata. Al rimbalzo Ornano. Spalle alla porta, poi in buca, gran palla, Ardau, sterzata, Mancino sul secondo palo, ci arriva Clisis, poi Ardau per la porta, trova il palo. Pintus verticale, colonnese svirgola, alla fine palla vicini, supera la scivolata di Ardau, Bortolato, adesso per Ornano, ha tanto campo il 6 che rientra, va sul mancino, sul secondo Saba non la prende, ci arriva invece Saddi in estirada, il capitano del Cagliari, con i rossoblù che tornano sul livello del mare, 1-1 ad Asseminello. Eccoci tornati in diretta da Asseminello per Cagliari-Genoa Under 18, seconda giornata sino ad ora. Hanno segnato da una parte Pagliari e dall'altra Saddi per il parziale 1-1. C'è stato intanto un cambio. Fuori Fanari, dentro Pichedda. La sposta, c'è tanto campo a sinistra per Pichedda, che rinuncia all'uno contro uno. Poi Ardau, Bortolato, la lascia lì Tronci, alla fine il recupero buono del Genoa. Occhio alla corsa di Nureddini, la posizione buona. Va il 9 contro Tronci, sterzata, Nureddini sul destro. Che gol di Joy Nureddini! Trova ancora il vantaggio il Genoa, contropiede letale, 2-1. Ardau si gira, si spalanca il campo, il fantasista rossoblù. Adesso per Saba, quasi luce per la porta, non calcia, apre per Bortolato. Ardau inventa, palla buona per Saddi, occhio all'11 per Bortolato che finisce in porta, ancora pareggio del Cagliari. Sorpasso contro sorpasso, il Cagliari torna ancora sul livello del mare, fa 2-2 con il gran mancino forte ad incrociare di Filippo Bortolato.
Può giocare il Cagliari, Oxa, fa un regalo a Marconi, eccolo il primo tocco in partita del numero 15, Nuredini, per fare doppietta e fare 3-2 per il Genoa, rientra, messo giù, si prende il rigore, Gioi Nuredini. Lo ha conquistato, lo vuole realizzare questo tiro dagli 11 metri, Gioi Nuredini, che si vuole trasformare nel protagonista di giornata. Fischia Pani, parte il 9. Nuredini incrocia, palla all'angolino, Are intuisce, ma non può nulla. Il Genoa torna avanti, 3-2 ad Asseminello. Confezionare i primi tre punti della stagione. Piazza rischia di perdere un brutto pallone, la squadra di Ruotolo alla fine grippa, accelera e scarica. Ardau. Scucchiaia per Saddi Murato, una prima volta, anche una seconda, un'altra chance. L'11 che va dentro con Ardau, tamponato, sarà calcio di rigore anche per il Cagliari. Fischia Pani, parte Saddi, col piazzato, spiazza Magalotti e porta ancora il Cagliari sul pareggio, 3-3, risponde a Nuredini la doppietta e anche di Saddi. Esce verticale il Genoa, ancora Nuredini, vuole puntare, vede la porta, poi Scucchiaia, gran pallone per la corsa del compagno, Are la para sulla traversa, alla fine Pintus sputa via, palla vicini, raccoglie. Vuole metterla subito in mezzo Nuvoli. Palla dentro, Polo Vinciuk anticipato. 1, 2 e 3. I fischi di Pani, finisce così. Cagliari-Genoa, 3-3. Un punto per parte dopo una partita fantastica ad Asseminello. Che dire della partita? Bella, tante occasioni, tanti gol, quindi ci siamo divertiti da fuori a vedere, secondo me, una partita con tante belle cose e sicuramente con qualche errore, perché poi quando prendi il gol c'è sempre qualche margine di errore che dobbiamo correggere. Siamo contenti, è la prima partita di campionato, quindi tutto sommato direi che dobbiamo essere contenti, lavorare, perché ci dà appunto la possibilità di crescere, di migliorare e soprattutto di fare sicuramente meno errori.